Buongiornissimo fanciulli, allora rieccomi ritornata con un nuovo video, un video statico dopo una vita. Chiedo perdono davvero per le luci perché mi sono dovuta un po' riarrangiare qui, insomma, qui nella mia vecchia stanzetta perché in queste ultime 2 settimane sono stata appunto dai miei perché Marco in realtà torna a breve, torna domani e niente, purtroppo avevo lasciato la ring light appunto lì a Monza e perciò stando a Milano. Purtroppo mi devo arrangiare un po' con la luce naturale. È da tantissimo tempo che io non filmo un video statico, è da tantissimo tempo che io non filmo un video riguardante l'infermieristica. Sono stati mesi un po' complicated, nel senso che io adesso sono ritornata, insomma in generale sono più presente sui social e soprattutto qui su YouTube. Mi è dispiaciuto tantissimo non fare video, cioè quasi addirittura quando mi filmavo mi sentivo un po' a disagio perché non ero più abituata, ecco, a filmare, a montare i video. Invece in realtà è una cosa che comunque è una passione che è nata piano piano un po' per gioco, che in realtà io vorrei portare avanti. Solo che mi sono trovata un po' nel limbo e non sapevo di cosa parlare, ok? Perché terminata l'università io mi sono immessa nel mondo del lavoro e non vi ho più fatto sapere praticamente niente. Penso sia arrivata l'ora, insomma, di parlare un pochettino di quello che mi è successo, di parlare un po' e condividere con voi anche comunque la mia esperienza dopo l'università. Praticamente, siamo rimasti al 18 di novembre del 2020, quindi è quasi passato un anno da quando mi sono laureata. È stato un periodo molto brusco. Cercherò di rispondere a tutte le domande che mi avete fatto dentro il box, insomma, tramite le storie di Instagram, perché vi avevo chiesto un po' di giorni fa insomma, che se avevate domande, curiosità, eccetera, io avrei sfruttato le domande per creare una sorta di discorso senza fare una sorta di Q&A, ma cercando di andare a toccare tutte le varie vostre domande facendo un unico discorso, insomma. Da dove parto? Parto dalla mia laurea, dal 18 di novembre del 2020. Io mi sono laureata appunto l'anno scorso, ormai è quasi passato un anno, in pieno lockdown, perché andavamo fondamentalmente incontro al secondo lockdown dell'anno scorso. Tra l'altro, se non mi sbaglio, io mi sono proprio laureata che eravamo ancora in zona rossa. Mi sono laureata in casa, lo stesso giorno della proclamazione della discussione di laurea ho fatto anche appunto l'esame di stato tutto online. Cosa è successo dopo? È successo un casino nella mia vita, un casino totale, che comunque sia io ero alla ricerca comunque di un lavoro, volevo approfittare un po' di tutta questa situazione Covid perché comunque la figura dell'infermiere era molto ricercata, barra è ancora tuttora ricercata. Fondamentalmente ho iniziato a mandare curriculum dopo appunto la laurea, cioè ma nel senso che ho passato tipo una settimana a sistemare il curriculum e insomma a mandarlo il più possibile. Con il senno di poi mi sono un po' pentita di non aver sistemato il curriculum e di non aver già iniziato a mandare curriculum ancora prima della laurea. Tanti miei compagni, per esempio, l'hanno fatto. Io personalmente non l'ho fatto perché avevo tutt'altro per la testa, io cioè dovevo concentrarmi su quello che dovevo fare in quel momento, quindi ancora non ero entrata nel mood, nell'angoscia che poi purtroppo ho riscontrato dopo. Devo dire che l'università purtroppo non prepara, cioè perlomeno l'università dove sono andata io, appunto nella mia facoltà, non prepara minimamente al mondo del lavoro. L'unico, diciamo, allenamento che avete per la preparazione appunto al mondo del lavoro è un po' solo il tirocinio, perché voi vedete effettivamente cosa succede, cioè un po' la figura in toto dell'infermiere, ovviamente in ospedale, quindi al di fuori no, ok? E al di fuori c'è un mondo. Assolutamente. L'università non vi prepara assolutamente a come preparare a come organizzare e preparare un curriculum, non vi prepara un colloquio e quindi per me è stato veramente veramente difficile. In realtà in passato avevo già fatto colloqui, avevo già una sorta di curriculum mio e quindi ho sistemato quello, l'ho ampliato con tutto il resto, ho cercato di scopiazzare un po' dai miei compagni di corso. Insomma, come i primi colloqui io ero veramente una sprovveduta, se devo essere sincera. Ho cercato subito lavoro dopo la laurea e in realtà io già a metà dicembre lavoravo. Praticamente ho iniziato in reparto subito in un ospedale privato ed ero praticamente in questo reparto di medicina generale. È stato un
disastro. In realtà ho accettato anche quel lavoro lì un po' per disperazione, perché comunque sia aspettavo altre risposte che non arrivavano e quindi ho detto non me ne sto con le mani in mano e inizio subito a lavorare, perché io avevo questa fissa che dovevo iniziare subito a lavorare nel 2020. Dopo un po' è arrivata un'altra proposta di lavoro, sempre in una struttura privata in ospedale, e sono passata appunto, cioè mi sono appunto licenziata, tanto era un periodo di affiancamento, mi sono licenziata e sono passata a quest'altro lavoro. E sono stata appunto in pediatria, in una pediatria particolare, ho amato tantissimo quel reparto, veramente, io comunque ci ho lasciato il cuore. In generale, devo essere sincera, l'approccio con il bambino lo preferisco rispetto all'adulto, ma questo lo è sempre stato e penso che lo sarà sempre. È un approccio che per alcuni potrebbe essere difficile, per me per esempio mi fa sentire a mio agio, non so come dirvi, lavorare in generale con la figura del bambino. E quindi io ho iniziato prima con strutture private per poi proprio abbandonare la professione di infermiere come dipendente. Cosa succede nel momento in cui voi vi immettete nel mondo del lavoro? Fate un colloquio, vi fanno determinate domande, raccontate un po' la vostra esperienza, eccetera, eccetera. Se loro vi accettano, dovrete appunto firmare un contratto da leggere assolutamente. E una cosa, non fate un mio errore, ai colloqui chiedete i compensi. Io il mio primo colloquio, me lo ricorderò sempre, non avevo neanche chiesto quanto si guadagnava, cioè io ero a quei livelli, ragazzi. Vabbè, tralasciamo questo mio orrore, neanche errore. E ovviamente ho iniziato con un periodo di affiancamento, che dipende dal tipo di contratto che loro vi fanno. Dipende, c'è tutto scritto nel contratto, insomma, proprio per quello che è importantissimo leggere quello che c'è scritto. Anche perché durante il periodo di affiancamento, tecnicamente, voi potete abbandonare la nave, ovvero vi potete licenziare senza preavviso. Poi ovviamente uno, per un minimo di rispetto, anche solo tot giorni, ma su carta di fatto voi non avete l'obbligo di preavviso. Durante i mesi di affiancamento succede che voi siete affiancati ad un infermiere che sicuramente lavora da molto più tempo di voi e ovviamente vi guida in tutto. E poi nel momento in cui finisce l'affiancamento andate con le vostre gambe. Ovviamente la cosa positiva di chi lavora in ospedale, di chi lavora in una sorta di equip con altri colleghi, è che intorno non si è mai da soli. Cos'è successo? Io non contenta. In realtà non starò qua a raccontare tutte le varie dinamiche, tutto quello che mi è successo. Però, nonostante mi piacesse l'approccio col bambino, mi piaceva lavorare col bambino, alla fine avevo un po' ingranato, no? Perché comunque l'ambiente dove stavo io era un ambiente molto difficile, c'era purtroppo anche l'area sporca Covid, insomma, situazione abbastanza particolare. Stavo perdendo il focus su me stessa, stavo letteralmente diventando un automa, stavo più bene, cioè avevo perso una marea di chili, ma una marea di chili. E io sì, andavo a lavoro, ma non è che parlassi dei miei problemi, assolutamente. L'unico che poverino si è sorbito i miei problemi, a parte i miei genitori, è stato Marco, che ad una certa mi ha detto: o ti licenzi, o secondo me tu di testa vai fuori, letteralmente. Dico la verità, io già lo ero. Io sono arrivata al punto che io non volevo più fare l'infermiera, non ce la facevo più. Facevo dei turni comunque abbastanza massacranti, che magari per chi lavora in ospedale anche da tanti anni può essere normalissimo, fare mattino, mattino, pomeriggio, pomeriggio, notte, notte, smonto, riposo. Ci sta all'inizio farlo, eccetera, però poi nel momento in cui comunque tu vedi a fine mese quello che c'hai in busta paga, veramente uno dice, con la responsabilità che hai, ne vale davvero la pena? E mi dispiace tantissimo dire questa cosa, ma comunque purtroppo il guadagno di un infermiere non è chissà quanto se lavora in ospedale. È bruttissimo da dire, ma è così. Quindi mi sono presa coraggio, mi sono licenziata perché dovevo veramente ricompormi, perché io cioè, ero convinta di dover andare insomma in seduta, fare qualche seduta dallo psicologo, ero convintissima di tante cose. Fatto sta che ho trovato questa possibilità di fare un colloquio per un poliambulatorio a Milano. E niente, quindi praticamente ho fatto questo colloquio, con loro ero stata sincera, insomma, e che certo che presentarsi così ad un colloquio devastati non è neanche il massimo, però penso che la mia sincerità abbia premiato. E avevo raccontato un po' l'esperienza che avevo fatto, quello che sapevo fare, quello che non sapevo fare. Alla fine, insomma, ho accettato di lavorare con loro. L'unica clausola era solamente appunto che
che io avrei dovuto aprire la partita IVA. Ho aperto la partita IVA e sono stata fortunata perché il mio compagno lavora praticamente a partita IVA da quest'anno, il quinto anno. E quindi fondamentalmente ha fatto tutto il suo commercialista, che poi è diventato anche il mio commercialista. Quindi sotto questo punto di vista sono stata molto agevolata e niente, ha fatto tutto il mio commercialista fondamentalmente. Ho aperto la partita IVA e ho iniziato a lavorare appunto in questo poliambulatorio. Nel momento in cui ho fatto quella settimana di affiancamento, avevo fatto tipo 10 giorni circa di affiancamento, mi hanno inserito in una sede nuova a Milano. E quindi ovviamente io dovevo gestire una parte infermieristica che in ospedale non si vede, ovvero tutta la parte un po' burocratica, che di solito queste cose se ne occupa, diciamo, la caposala. Cioè io zero proprio, quindi piano piano mi sono messa lì, insomma, con le mie difficoltà, però insomma ho ingranato e tutto, ecco. Cosa faccio adesso? Tendenzialmente faccio prelievi, tamponi, tamponi antigenici, tamponi molecolari, iniezioni o somministrazione comunque di farmaci in generale se c'è bisogno, rimozione di punti, medicazione, do una mano, insomma, ogni tanto per la chirurgia. Noi facciamo delle mini chirurgie, ma veramente mini mini mini. Ovviamente in turno io sono da sola, tendenzialmente sono quasi sempre da sola, a meno che non ci sia bisogno di un secondo infermiere, e fondamentalmente appunto adesso io mi occupo di questo. I miei orari, diciamo che io lavoro tutti i giorni tranne la domenica, quindi 6 giorni su 7. Lavoro tendenzialmente dalla mattina fino al pomeriggio, fino alle 3, 3 e mezza, e sono praticamente 2 mesetti quasi che io faccio anche prestazioni al domicilio. È una cosa che in realtà mi piace molto, a livello tariffario mi conviene, quindi insomma quando ho voglia faccio anche questo. Cosa positiva della partita IVA è che mi permette di avere, insomma, bene o male degli orari stabili. Posso lavorare quando mi pare, posso andare in ferie quando mi pare. Ovviamente loro ti pagano a ora. La partita IVA tu non ricevi uno stipendio, ma ricevi un compenso, e quel compenso è lordo. Sarai tu poi a mettere da parte i soldi per le imposte fondamentalmente. Io, essendo a regime agevolato, diciamo che non sono al 15%, ma sono al 5%. Questo è un discorso che è molto difficile, ve ne parlerò sicuramente in un prossimo video. È stato abbastanza semplice trovare lavoro a causa della pandemia, devo essere sincera. Più che altro è che io in questi mesi, nonostante avessi iniziato a lavorare appunto in questo poliambulatorio eccetera, continuavo a ricevere proposte di lavoro, ma in una maniera, cioè, assurda. Almeno una volta al giorno c'era qualcuno che mi chiamava, mail che mi arrivavano, varie proposte anche proprio di ritornare in ospedale, sia al Niguarda che allo IEO eccetera. Però in realtà io stavo cercando un attimino un po' di stabilità, perché comunque sia da quando mi sono laureata ho cambiato un po' di lavori, e quindi volevo solamente un attimo assestarmi, poi magari in futuro cambierò idea e quindi io, insomma, sono aperta a qualsiasi cosa, però per ora volevo un attimino stare tranquilla, e diciamo che il lavoro che faccio adesso mi permette anche di fare questo, di avere comunque più tempo da dedicare anche alle mie passioni, ed è per quello che sono veramente grata, ecco, assolutamente. In futuro cosa mi aspetta? Non lo so, nel senso che devo essere sincera, ogni tanto mi manca studiare, nonostante veramente, cioè, di studio ne avessi fino insomma. Però ammetto che a distanza di quasi un anno mi piacerebbe riprendere qualcosa, mi piacerebbe riprendere a studiare, non so se in campo infermieristico, quindi non so se riprendere a studiare magari per un master, probabile, oppure cambiare totalmente, fare proprio un altro corso di laurea che mi permette di seguire anche da casa, che mi permette di dare gli esami da casa senza avere lo stress della presenza, ecco, come magari come facoltà, come per esempio infermieristica, che cioè ci deve essere la presenza fisica anche banalmente al tirocinio. Non lo so, sto valutando varie opzioni e sicuramente in futuro, insomma, vorrei rimettermi a studiare. Ogni tanto c'ho quel pallino, ma sì, rifaccio il test di medicina, ma ovviamente no. Nel senso, non lo so, la vita è imprevedibile, no? Tante volte poi si cambia anche idea su tante cose. Una cosa che sto sfruttando tantissimo in questo periodo è il mio inglese. Mi sono dovuta aggiornare un po' con l'inglese medico, ragazzi, perché mamma mia, da me vengono una marea di turisti e quindi almeno una volta al giorno devo parlare in inglese. Ultima cosa, ovviamente, essendo libero professionista io non ho né le malattie né le ferie pagate. Per esempio io sono andata in ferie ad agosto 2 settimane, e in quelle 2 settimane ovviamente non mi hanno pagata. La malattia in realtà è un discorso diverso, nel senso che
Se tu stai a casa perché hai la tosse, che hai la febbre, ma non per forza di essere malato di Covid, per esempio, hai una semplicissima influenza, ovviamente se stai a casa 3 giorni, in quei 3 giorni tu non sei pagato. Vomiti la mattina prima di andare in turno e non vai in turno e stai a casa, non vieni pagato. Se ovviamente, insomma, la malattia diventa un po' più grave, magari sei ricoverato, insomma, c'hai una ripresa molto lunga, quindi per tanto tempo non lavori, eccetera. Ci sono le agevolazioni, assolutamente. E quindi in quei casi lì sicuramente la cassa ti dà qualcosa. Però anche questo è un discorso molto difficile da fare, ma in generale la malattia e le ferie non sono pagate, ma ovviamente per la malattia dipende dai casi, perché dipende se ti fai male al lavoro, come ti fai male al lavoro, dipende se magari, hai un incidente, quindi sei ricoverato per tot giorni o tot mesi in ospedale. Comunque sicuramente in quei casi lì ricevi qualcosa, però ovviamente tendenzialmente malattie e ferie non sono pagate. Io mi faccio le fatture da sola, ho imparato a farmi le fatture da sola. In realtà il mio commercialista addirittura voleva farmi pure le fatture, però poi ho detto no, vabbè, almeno quelle le faccio io, perché a me sembrava un po' brutto, però in realtà lui si è offerto più volte di farmi anche la fattura. Niente, poi devo essere sincera, perché io collaboro con una cooperativa, fondamentalmente loro poi mi mandano anche il resoconto, tutto il report del mese, ovviamente, quindi sono anche agevolata, io semplicemente controllo che le ore siano esatte e che la fattura sia esatta. Ovviamente tenersi da parte i soldi per le imposte non è semplicissimo, eh. Io ho dovuto aprire anche un altro conto corrente in cui metto da parte quei soldi lì, perché so che poi non li posso usare e stanno lì, e mensilmente mi metto via da parte quello che mi devo mettere da parte. Tendenzialmente io dovrei levare il 21% dal mio fatturato lordo, levo anche addirittura a volte il 40%, 30-40%, soprattutto in quest'ultimo periodo levo il 40% addirittura, perché voglio stare tranquilla, voglio stare serena anche per l'anticipo delle imposte dell'anno successivo, insomma non per il 2022 ma per il 2023. In realtà farò poi dei video più avanti, quindi non voglio dire tutto qua dentro perché veramente non voglio appesantirlo, insomma. Voglio solamente dire che per fortuna non esiste solo l'ospedale, per fortuna insomma esistono tanti altri ambienti insomma in cui lavorare. Sicuramente adesso sto in un mondo molto molto più tranquillo e sereno rispetto a dove stavo prima e mi sento molto più a mio agio, riesco a fare tutte le mie altre cose esterne, eccetera. Ho più tempo libero? Sì e no, nel senso che se la mia giornata poi continua anche con il servizio a domicilio, è benissimo che io torno poi a casa alle 7 o alle 8. E capite anche che io, abitando anche in provincia di Monza, per arrivare in centro a Milano ci impiego un'ora. Quindi comunque il tempo è quello che è. Però sicuramente, il fatto anche solo di avere già di fisso la domenica e i festivi a casa, quello fa tantissimo. Quindi significa che io di default, banalmente, il centro è chiuso a Natale. Io, a prescindere da tutto, sono a casa, ok? A differenza magari della turnistica, per esempio, all'interno di un ospedale, che è diverso, i turni te li danno loro, decidono tutto loro. Io adesso a settembre, devo staccare, insomma, 3 giorni perché, ho un matrimonio e ci vado tranquillamente, basta avvisare, insomma, almeno un mese e mezzo, anche 2 mesi prima, insomma, appena lo si sa, appena si ha la conferma, si avvisa e boom. Io ho parlato veramente per tantissimo tempo, spero di non avervi annoiata, spero di avervi dato qualche infarinatura, insomma, soprattutto per i laureandi di quest'anno. Sappiate che, forza, perché se ce l'ho fatta io, ce la fanno tutti, davvero. Io adesso ho ritrovato un attimino il mio equilibrio, perciò sono contenta, felice e serena di dove sono ora, assolutamente. Adoro la sede dove sono, adoro le persone con cui lavoro. Non posso che esserne più grata, ecco. E niente, spero di aver aiutato e aver comunque risposto ad alcune vostre domande che mi avete appunto fatto, che comunque anche in questi mesi ho ricevuto tantissime domande. Prossimamente parlerò della partita IVA, lo so che aspettate quel video, lo so, però ve ne parlerò. State tranquilli perché
Ne farò uno apposta che sarà pesantissimo, però lo voglio fare. Io ritorno comunque con la programmazione dei video, quindi voi vedrete, mi vedrete molto più spesso qui su YouTube. Spero vi faccia piacere. E se avete qualsiasi domanda, insomma, o lasciate qua i commenti sotto il video, oppure mi scrivete in privato. La mia mail, i miei vari social ce li avete, o ve li lascio in sovraimpressione, o comunque sono dentro l'info box, quindi ovunque mi trovate. E nulla, io spero tantissimo di essere stata d'aiuto a qualcuno, chissà, boh. E nulla, fatemi sapere se siete dei laureandi oppure avete iniziato a lavorare, insomma, da poco come ho iniziato io. E mi piacerebbe sapere in che reparto state, se state appunto in reparto, se state in un poliambulatorio, se state in un RSA, ovunque voi siate. Ultima cosa, prima che mi dimentichi, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Niente, vi ringrazio tantissimo per il supporto anche di questi mesi, nonostante la mia assenza, veramente, perché lo so che sono stata assente per parecchio. Nulla, alla fine anche proprio sui social, soprattutto su Instagram, c'eravate sempre. E niente, alla prossima!